Panda. I got broads in Atlanta. Since you told me in the family. Credit cards in the scams. Getting no licks in the band. Legacy. Stand up, please stand up. Attention, please. Prego, attenzione. Io ho un appuntamento urgentissimo, ma ho visto sulla strada una figa da paura. E allora mi fermo, faccio una cazzata. Un centauro. Vabbè, per dimostrare che non mi invento, guardiamo se la figa c'è ancora. Dopodiché farò le mie mosse di preistazione. Attenzione, vediamo. Continua in Oh, ma quanto cazzo corrono sulle vie della montagna questi figli di droghi. Tipo c'è ancora. Attenzione, amici, attenzione e guardate. Guardate questa bella cerbiata, se c'è. Io perché non sono. Cosa fa il dipreista in questi casi? Punto, si ferma il primo a un baretto del cazzo, anzi non serve neanche, si fa una bella pista, una bella sciata ed è pronto con la musica giusta per conquistarla. Anzi, il baretto, la pista me la faccio dentro, che magari c'è anche una barista figa. E poi vediamo se la troia è ancora sul marciapiede. Ovviamente io in questi bar di montagna gioco in casazza. Oddio, mi ricordo ancora quando rubavano gli orologi politici, quando vedevo rubare gli orologi in Trentino. Oddio, perché si è spenta la luce? Ho sempre sospettato che la mia tessera di avvocato mi sarebbe servita per fare qualche lavoro bambagioso. Ho sempre concepito l'avvocato come un lavoro prerinascimentale bambagiosissimo. Molto bene, e dopo aver bevuto un caffè e comprato dal buon osteria al bosco del Trentinazzo un loacker, veniamo giù dai monti e dai monti del Tirol. E dalle strade aspetti, vediamo se la ancora. Questa è la canzone giusta per la ragazzetta, ho pulito la macchina dal Viagra e altre cose e sono pronto per mangiarmi la ragazzina come il lupo di Cappuccetto Rosso. Se c'è ancora, ovviamente. Se c'è ancora. Vediamo se c'è la bifa. No, non c'è più! Dio! No! 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 A questo punto. Oddio, l'ho persa, era perfetta, era una traia di montagna, ragazzina perfetta da sbranare in un boccone. Oddio, ho voluto fare l'Eurogol. Qual è la morale che se ne ricava? Quando sei in montagna o al laghetto o al maretto, se vedi il bocconcino, certo meglio se puoi strafare, ma attenzione al tempo che hai da fare. Oddio,